tu chi sei? E tu chi sei? Io non te lo dico. E manco io. E allora abbiamo finito. Stavo facendo uno spettacolo a Napoli, proprio con uno degli attori, con Ugo D'Alessio, che è quel famoso attore che fa la scena della Fontana di Trevi con Totò, che era un grande attore di Edoardo, della compagnia di Edoardo, e lui stava lavorando a Napoli, anch'io lavoravo a Napoli, in quell'occasione, benché abitassi già a Roma, e quindi partivamo al mattino presto da Napoli e raggiungevamo Roma per fare queste scene a Bracciano, girammo a Bracciano, e proprio fecero costruire delle case piccoline, proprio come se fossero case dei polli, e brutti, tutti quanti molto più brutti. Io non è che perso molto tempo per farmi diventare brutto, io ero già abbastanza vicino al personaggio, e mi misero soltanto delle penne, mi sporcarono un po', insomma. Non mi volevo impicciare della regia, però mi ricordo una volta che sono stata sul set, c'era Nino che aveva appena girato la scena del pollaio, perché aveva tutte piumette di galline in testa, e ogni volta che si avvicinava qualcuno a salutarlo cercava di toglierli, diceva no, che fanno parte della scena. La scena più difficile forse è stata quella del pollaio, che poi pure secondo me era più bella, perché il pollaio era veramente basso, senza tetti apribili, senza pareti mobili. Così, immagini 40 persone in questo ambiente, tutti guidati per settimane, siamo stati da tempo, tutti chinati, non solo. Allora, entravamo a gruppi, entravamo gli attori, comprusati, aiuti regista, segretazione, operatore che doveva vedere che succedeva, così. Prova. Allora, vabbè, abbiamo provato. Escono gli attori, entrano le macchine da presa, gli elettricisti, che lampade così c'erano allora, macchinisti, carrelli, di tutto, altre ore. Ma adesso io mi ricordo c'erano delle giornate che noi non giravamo niente, provavamo e basta.